Quest'oggi ci troviamo nel mio salotto. Vi dico la verità, non vedo neanche se sono a fuoco. In questo momento ho le pupille estremamente dilatate perché ho fatto una visita medica poche ore fa. Un bel giorno riuscirò a acquistare una casa, mi trasferirò in quella casa e allora questo format verrà spostato là. Bene ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Quest'oggi ci troviamo in salotto per parlare di un argomento molto importante della mia vita. È una cosa di cui non vi ho mai parlato, magari alcuni di voi rimarranno leggermente scioccati al riguardo, per altri spero questo possa servire da insegnamento, raccontarvi tutta quella che è stata la mia esperienza negli ultimi anni, perché il titolo non mente. Quest'oggi vi parlerò di come ho iniziato a fumare e per quale motivo ho iniziato a fumare, magari quelle che penso siano le cause, i pro, i contro, insomma non tanti pro, i tanti contro che ci sono, il perché penso non dovrebbe farlo nessun altro, quindi il motivo per il quale smetterò di fumare tramite un percorso che dovrò affrontare, che condividerò anche con voi e che spero possa aiutare anche qualcun altro ad uscire fuori da questo brutto vizio che non porta molte cose positive. Come ben sapete, con i nuovi format che porterò sul canale esporrò molto Stefano come persona. In passato è una cosa che facevo molto spesso, vi raccontavo tante cose di quelle che accadevano. Man mano che siamo andati avanti col tempo, anche con lo scemare della community, del gruppo e di tutto quanto, ho messo dei filtri fra quello che mi capitava e quello che portavo poi successivamente sul canale, anche perché limitando principalmente quello che era questo canale al gaming, che adesso vi ricordo trovate sul secondo canale il lunedì, il mercoledì e il sabato. Uno di questi giorni casualmente potrebbe saltare perché devo ancora entrare per bene nel ritmo, ma fidatevi che ne vale la pena perché i contenuti che trovate qua li porterò di là e non ci sarà solamente Fortnite, ovviamente. A buon intenditor, poche parole, ma torniamo al nostro discorso. Sarò estremamente trasparente nei vostri confronti e cercherò di avere il minore numero di filtri possibile per far sì che vi arrivi direttamente il messaggio di quella che è stata 100% la mia esperienza, come se l'aveste vissuta sulla vostra pelle. Sono sicuro che tante persone potrebbero trovarsi nella mia medesima situazione. Vorrei che nessun altro in futuro magari ci si ritrovasse. Fino ad oggi, quando me lo chiedevano, ho sempre risposto che non fumavo o che non avevo mai provato a fumare. È stato vero fino a buona parte della mia vita. Questa cosa poi successivamente è cambiata verso i miei 21-22 anni, anche se la mia prima vera sigaretta risale al liceo, perché avevo già provato, fortunatamente non mi piacque minimamente e non fu quella la causa del mio iniziare a fumare, perché magari i compagni di scuola durante la ricreazione uscivano, si fumavano una sigaretta, oppure andavi con gli amici al pub che si prendevano una birra, altri si fumavano una sigaretta. Io non fumavo, tutti i miei amici probabilmente lo facevano, gran parte di loro. Odiavo la puzza di fumo, mi ricordo anche quando mio papà fumava, gli dicevo che schifo, che puzza. Lui fumava in macchina, quindi la macchina si impestava. Da non fumatore passivo non era così piacevole l'odore della sigaretta. Non è che lo odiassi, perché comunque mio nonno, mio papà, anche mia sorella fumavano tutti quanti. Però se loro fumavano magari cercavo di stare un pelo più lontano. Ed è stato così fino a quando non ho avuto una brutta chiusura di una relazione sentimentale. Ed è stato proprio quello l'esatto momento in cui sono caduto in questo bruttissimo tranello. Nella intro ho detto che ci sarebbero stati i pro e i contro. Di contro ne ho veramente un'infinità. Di pro ce ne sono veramente pochi. Credo che siano decisamente opinabili. Ma soprattutto penso che possano variare da persona a persona. Come vi ho detto, sto iniziando a frequentare una psicologa e credo che i comportamenti delle persone che ci hanno circondato per tutta la nostra vita ci influenzino indirettamente e direttamente allo stesso tempo. Ovvero, quando ero piccolino, magari i miei genitori e parenti fumavano, io non fumavo in quel momento, ma più avanti nel corso della mia vita non ho reputato un errore iniziare a fumare, perché paragonando con la testa all'esempio che avevo visto, non era un errore in realtà, era una cosa che poteva capitare, quindi mi sono lasciato andare. È come se quando fumassi tu ti dedicassi quei 5 minuti di pausa in cui in realtà non te ne frega niente di tutto il resto del mondo, di tutto ciò che è accaduto, se ci sono problemi, vai un attimo in stand-by con la testa, ma poi successivamente questa cosa finisce
e neanche bene, perché questa è una sigaretta vera. Adesso vi racconterò tutta la storia, tutto quanto il percorso, ma questo è catrame che va a finire nei vostri polmoni, e una volta che è finita i problemi sono sempre lì dove erano 2 secondi prima, cioè non è che sono spariti. Se tu per 5 minuti non ci pensi, non è che se poi finisci di fumare la sigaretta e tutto si è risolto, non ti viene il colpo di genio. Una cosa che ho notato e che in parte mi preoccupa in realtà è che la sigaretta aiuta tantissimo alla socialità con le altre persone. Mi è capitato molto spesso di avere conversazioni molto interessanti con persone che quella sera reputavo interessanti mentre mi fumavo una sigaretta, e quindi distaccati dal resto del gruppo, cioè ci prendevamo quell'attimo solo per noi grazie alla sigaretta. E forse era solamente una scusa, però normalmente uno potrebbe anche dire: scusami, non è che andiamo a parlare solamente io e te fuori, ci prendiamo una boccata d'aria. Questo invece è il mezzo tramite il quale uno raggiunge quell'obiettivo di farsi una chiacchierata per conto proprio, svagandosi con la scusa di una sigaretta. Cioè, è lo stesso motivo per cui i ragazzi provano a rivolgere. E il male più totale, fa schifo: non fumate, non fumate, non fumate, no, non fumate. Dopo la spezziamo, adesso no perché sennò sporco tutto quanto il divano. Non fumate, non fumate, fumare fa schifo. Poi vieni qua a farci la ramanzina a noi e poi sei il primo che ci sta raccontando che fumava. Sì, vi sto raccontando, infatti adesso continuiamo e andiamo avanti perché sono molto logorroico, la storia è molto lunga, stiamo parlando di 8 anni di vita, sto cercando di raggrupparli più velocemente possibile ed esprimere anche altri concetti, quindi non mi fate ingarbugliare. Piuttosto ricordatevi di lasciare un bel mi piace a questo video, condividerlo con tutti i vostri amici che potrebbero più o meno avere bisogno di questo video, semplicemente per fargli vedere qualcosa di interessante, e qua sotto nei commenti scrivete il prossimo argomento di cui parlare, anche se ho una bella scaletta di argomenti della mia vita molto importanti che devo condividere con voi, che sono rimasti fermi lì fino ad oggi, che aspettavano solo esclusivamente questo momento. Per quanto fossi caduto nel vizio delle sigarette, non è che si inizia a mille, si inizia piano piano, quindi compri un pacchetto alla settimana. Un pacchetto alla settimana, magari pensi, non sto neanche esagerando, solo metà vanno via il sabato sera quando sono con i miei amici. I pacchetti alla settimana iniziano a diventare 2, fino a che non iniziano a diventare 7, perché fumi un pacchetto di sigarette al giorno. Non aumenta esponenzialmente, perché altrimenti, cioè, non respireresti, cioè non ci sarebbe il tempo per respirare se dedichi solo esclusivamente il tempo a riempire i tuoi polmoni di schifezze, perché vi ricordo sono cagate e state buttando via i vostri soldi, salute, il tempo, un sacco di cose di cui manco vi rendete conto, magari non ci pensate perché dite vabbè, sono 5 euro un pacchetto, sì, ma quanti pacchetti? Quando mi sono reso conto che avevo iniziato a fumare 3 pacchetti di sigarette a settimana, ho iniziato ad acquistare il drum. In questo momento non ce l'ho. Il drum che cos'è? Del tabacco, a volte più umido, a volte più secco, che tramite delle cartine e dei filtrini di cotone ti permette di comporre una sigaretta fatta a mano. E quindi con quale vantaggio? Tu compri questo pacchetto di tabacco, non è già pronta la sigaretta, si presume che tu investa del tempo per girarti la sigaretta, fumartela e rimettere tutto quanto a posto, quindi ci sono anche delle circostanze in cui questa cosa non puoi farla. In macchina, girare un drum mentre stai guidando non è fattibile, o perlomeno c'è chi lo fa, rischi di buttare tutto quanto all'aria, di bruciarti e di non compicciare nulla di buono, perché già non stai facendo una cosa buona che è quella di fumare, almeno fai per bene quella di guidare senza distrarre. Quindi con l'idea di dire ogni volta che vorrò una sigaretta non ce l'avrò pronta ma dovrò farla, speravo di rallentare il mio ritmo. Così però non è stato, perché i drum sono molto più corti e quindi durante l'arco della giornata, da che fumavo, non ho fatto il calcolo, però tipo 8 sigarette al giorno, ho iniziato a fumare 12-14 drum al giorno. La quantità di nicotina che stavo assumendo in quel periodo e il male che stavo facendo ai miei polmoni e alla mia salute stava esponenzialmente aumentando. E dopo aver fatto una corsa con gli amici sulla spiaggia o con le buste della spesa al supermercato, senti di avere il fiatone dopo aver fatto le scale. Ti rendi conto che c'è un problema e quindi questa cosa non può andare avanti a lungo. Ma l'uomo che cos'è? Una grandissima testa di e invece di risolvere il problema smettendo di assumere determinata sostanza, si inventa uno strumento che gli permette di assumere nicotina con il gesto di fumare senza la combustione. Quindi con l'illusione nella tua testa che tu non stia neanche facendo del male al tuo corpo. Ovviamente sopra i pacchetti delle sigarette ce lo devono scrivere,
scrivere che quel prodotto nuoce gravemente alla tua salute e crea dipendenza, ma tu lo compri lo stesso perché tu non è che ti metti a leggere il pacchettino, tu il pacchettino lo trovi a mente, sai dov'è, sai dove recuperarlo, non guardi cosa c'è scritto sopra. Quindi, tornando al fatto che l'uomo è un gran coglione, ci sono i geni che approfittano dei coglioni e creano i prodotti che ti permettono successivamente di fumare queste sigarette elettroniche senza fumare la combustione del tabacco, quindi fumi, ecco bene che è caduta, quindi fumi solamente il riscaldamento del tabacco, la tostatura. Quindi questo bene o male è stato il mio percorso, sono partito fumando le sigarette realizzando che mi stavo facendo del male da solo e adesso sto cercando di tamponare il danno che ho creato prendendo il vizio di assumere nicotina dalle sigarette durante l'arco del giorno per rilassarmi, abbassare il livello di nervosismo, non lo so, devo ancora capirlo. Se vi va lo faremo insieme e cercheremo di migliorarci insieme. Non so se alcuni di voi sono nella stessa situazione, più o meno la fascia di età di tutti coloro che mi seguono è cresciuta così tanto nel corso del tempo che chi aveva 14 anni ad oggi ne ha 21, 22, 23. È molto probabile che siate in dei gruppi di amici dove si consumano sigarette quotidianamente e che lo facciate anche voi. Io non sono qua per dirvi di smettere di fumare, ma vi sto comunicando la mia decisione presa per il bene di me stesso di smettere di fumare, perché realizzando tutto ciò che c'è di male all'interno di quel mondo non c'è davvero una buona ragione per continuare a farlo. Qualche mente contorta potrebbe pensare: fammi capire, tu fumi, nessuno lo sapeva tranne chi ti ha visto, vieni su YouTube a raccontarlo a tutti quanti rischiando di influenzare chi non fumava, ma dicendo di non fumare, sperando che questa cosa ti aiuti a smettere di fumare. No, non è questa la circostanza, perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Io ho iniziato a fumare quando avevo circa 21 anni, se non sbaglio. E sono passati davvero tanti giorni da quel giorno. Voi non potete neanche immaginare in quante circostanze ho rischiato che questa cosa si sapesse nelle stories, nelle registrazioni, nelle live. Ma ho sempre fatto di tutto e mi sono impegnato affinché questa cosa rimanesse nascosta, proprio per non dare il cattivo esempio. Magari tanti ragazzi mi prendevano come esempio, come idolo da ragazzino, e in un determinato momento magari erano molto più influenzabili le loro menti, e vedere una persona fumare gli poteva far pensare: ok, se lui lo fa, lo posso fare anch'io. E io non mi sarei mai permesso di prendermi una responsabilità del genere, e non avrei mai voluto che qualcuno iniziasse a fumare per colpa mia, e quindi mi sono tenuto questo vizio solo ed esclusivamente per me. Ad oggi è passato tanto tempo, sono cresciuto, sono maturato, e questo mi permette di raccontarvi l'esperienza vedendolo un pochino da fuori. È come se io stessi giudicando Stefano, me stesso, in questo momento, dicendo a voi: io l'ho fatto, non è questo il motivo per cui dovete farlo anche voi. Evitatevi questa rogna nella vita, perché come vedete adesso c'è un percorso che voglio seguire per togliermela di torno, per svegliarmi e non sentire più la necessità, dopo aver bevuto un caffè, di fumare una sigaretta. Anche se non è una sigaretta di quelle che si accendono con l'accendino, vorrei non assumere nicotina, non fumare delle sigarette, perché penso che faccia solamente male. Quindi questo è l'unico motivo per cui fino ad oggi non l'ho mai detto a nessuno, lo scoprite in questo momento. Spero che possiate capire le motivazioni, e se qualcuno di voi magari mi ha visto fumare o ha fumato una sigaretta con me, sicuramente avrà sentito già parlare di questa cosa, perché mi dicevano tutti quanti: oh mio Dio, io non avrei mai detto che te fumavi, perché era una roba brutta e non volevo neanche che questo tarlo potesse lontanamente entrare nelle vostre menti, anche perché non me lo sarei mai perdonato. Ma vogliamo parlare della puzza che fanno tutte le sigarette possibili e immaginabili sul pianeta, che siano elettroniche o meno? Rimane nei vestiti, rimane nei capelli. I soldi che spendiamo per gli svapo, per la ricarica, per ricoprire la sigaretta, il coso per pulirlo, e il caricabatterie che si rompe, e quella mi è caduta e si è spaccata, e l'accendino, e compro un altro pacchetto. Oh! Il calcolo è velocissimo. Se qualcuno fuma un pacchetto di sigarette al giorno, in un anno sono circa 1500 euro, quindi sono proprio soldi gettati nel cesso. Non si può avere il fiatone a 20 anni, cioè gente di 40 e corre le maratone a 20 anni, bisogna essere scattanti e svelti, quindi non si può far sì che le tossine entrino nel nostro corpo. Ma poi immaginatevi, magari siete tutti quanti al tavolo a cena, uscite per fumare, accade qualcosa di leggendario dentro e voi non lo vedete perché siete fuori. Cavoli vostri, se la roba leggendaria accade fuori non lo so. Posso immaginare che per tante persone questo potrebbe risultare un video un po' noioso e pesante, ma per me è fondamentale raccontarvi tutta questa esperienza ed essere aperto a voi, con i vostri giudizi, i vostri pensieri. Io sono qua, quindi scrivete qua sotto nei commenti tutto ciò che volete.
Adesso però mi è venuta in mente una cosa, facciamo la roba simpatica. Questo è il dispositivo elettronico che uso per fumare le sigarette. Adesso farà una brutta fine grazie a quest'altro dispositivo non elettronico. Dispositivo non elettronico è molto arrabbiato che la tecnologia lo abbia sostituito. Apprezzate il gesto, raga, purtroppo non si rompe. Vedete, nella vita spesso molte cose che si sono apparentemente rotte poi si possono anche aggiustare, ma secondo me per alcune cose è più importante impedire che queste si rompano prendendosi cura di loro ed evitando di trascurare la propria salute. Quindi se fumate cercate il prima possibile di smettere. Ci sono sicuramente dei numeri, dei centri di recupero che possono anche aiutarvi, oltre a libri da leggere per smettere di fumare. Io non sto facendo niente di tutto quello che vi ho appena detto, ma buttarmi nelle vostre braccia ad essere completamente sincero penso sia il modo migliore per iniziare questa strada. Voglio tanti pollicioni in su al video se vi è piaciuto questo argomento e come ve ne ho parlato. Commentate qua sotto, voglio sapere cosa ne pensate, mi sta veramente a cuore. Grazie a tutti quanti per il supporto. Vi ricordo di seguire anche il secondo canale che trovate qua sotto in descrizione. Ci sono video di gaming e non solo, anche della musica, fondamentale. Seguitemi su Instagram perché lì è il fulcro di tutto quanto, vi racconto le cose. Il prossimo video molto probabilmente sarà la vendita del mio armadio, quindi preparatevi perché nel momento in cui andrà online in video, ovvero alle 14 in punto, usciranno tutti i prodotti disponibili e ce ne sarà solamente uno per tipo. Ragazzi, ci vediamo venerdì con il prossimo appuntamento, qua sempre tutto. Ora sì che prima no, mi fumo una bella sigarettina. Che il video è finito. Che coglione di merda, ma che cazzo stai facendo? Leva quella cazzo di sigaretta e vai a lavorare. Monta questo video. Ci vediamo venerdì. Ciao.